Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Inazuma Eleven Go Ombra, la serie più richiesta su questo canale. Amici miei, prima di iniziare il torneo nazionale, ricordatevi il pollicione all'insù se volete nuovi video su Inazuma Eleven. Adesso andiamo alla Raymond perché è ora di partire. E noi andremo, signori, oh sì. Ciao, Mark! Che dici? Bene, ci siamo, il primo giorno della fase finale. Prima della partita c'è una cerimonia per tutti che dobbiamo partecipare. Poi ci porteranno al campo. Preparatevi. Gabi. Gabi sospetta ancora di Aitor. Tra l'altro, nei commenti mi avete scritto che prima o poi capirete perché Aitor si comporta così. E sinceramente non vedo l'ora. Baffo! Andiamo, dai raga, guardatelo in faccia. Questo prima di guidare, anzi prima di mettersi alla guida, si è fatto 15 fiaschi di vino. Se no non puoi essere così, o sei un mostro o sei embriaco. Sì, tutti a bordo, si parte. Siamo arrivati. Tra l'altro raga, c'è una ferita qui dentro la guancia, mi fa morire. Arion, guarda che posto. Wow. Minghie, basta. Signorina, ma come la va? Piacere, Mirko. Lei è? Aspetta, scusate. Allora, questo è il centro sportivo Roulette. La fase finale si gioca qui, è enorme. È quasi come se il quinto settore volesse intimidirci. Ci fanno venire qui per mostrarci quanto sono potenti. Oh, Mark, Mark, sei tu? Ti ricordi di me? Sono Victoria, Victoria Vanguard. Ragazzi, questa gioca al famoso gioco di carte Card Fight Vanguard, sono sicuro. Victoria? Non ci credo! Io conosco una che si chiama Victoria, ma lavora su dei siti strani, quindi no, non è lei. Penso di aver visto questa gente in TV, se non sbaglio. Esatto, sui canali dopo, vabbè. E c'è anche tuo padre, ma quanto tempo è passato? Troppo. Sono felice di vedere che te la stai cavando alla grande, Mark. Allora è vero che si dice, adesso alleni la Raymond e Jude ti sta dando una mano. Mi sembra che tu abbia un'ottima squadra. Oh, grazie. Tutti i ragazzi in gamba. Ma tu cosa ci fai qui, Victoria? Che domande, sono venuto a vedere la partita, non ho certo abbandonato il calcio. Gioco ancora! Tutta la situazione mi sembra vero incresciosa. Ma credo in te e nella tua squadra. Puoi cambiare l'intero mondo del calcio e io ti appoggerò nell'ombra. Grazie mille. Oh, c'è ancora un po' di tempo prima della cerimonia d'apertura, vero? Beh, se qualcuno di voi, giocatori della Raymond, vuole sapere di più sul centro sportivo Roulette, non ha che da chiedermelo. Sinceramente, signorina, le voglio bene, ma del centro Roulette un me ne frega mica un cazzo. Giorno che tutti voi aspettate. Godiamocela. L'inizio della fase finale del Cammino Imperiale. Qui al centro sportivo Roulette la tensione alle stelle. Ragazzi, una presentazione degna della finale della Champions League. Guardate quanta gente. Alex. Quale squadra conquisterà il titolo? Axel. E chi diventerà il futuro re del mondo del calcio? Il nuovo grande imperatore? Io o Freezer? È uguale. La finale del Cammino Imperiale ha ufficialmente inizio. Bene, bene, bene. Scusate ragazzi, ma... Wow. Qui c'è un'atmosfera incredibile. Chissà se riusciranno a vederci giocare. Dagli spalti dobbiamo sembrare dei bignè. Effettivamente, se riusciremo ad arrivare alla fine, cambierà tutto. Un sacco di gente potrà tornare a giocare il vero calcio. No. E adesso il discorso d'apertura del grande imperatore Alex Zabel. Jude, guarda. Allora è davvero lui. Sono lieto di dare il benvenuto alle squadre di tutto il paese che si sono qualificate per la fase finale.
Il cammino imperiale è l'apice del calcio. La vera sfida inizia qui. Mi aspetto che tutti voi giochiate al meglio delle vostre capacità. Certo, dopo che hai pilotato tutto il mondo, adesso vuoi che va bene. Che bello. Salve, signore. Sì, vorrei salire a bordo, grazie. Treno in arrivo. Attenzione, treno in arrivo. Però non sappiamo nemmeno qual è il nostro stadio. Chissà dove andremo a giocare. Su, ragazzi, andiamo. Si va. Non vedo l'ora di visitare i vari stadi. Allo stesso tempo ho come l'impressione di essere spiato. Ok, adesso dobbiamo solo raggiungere lo stadio a piedi. Hai detto niente. Raggiungi lo stadio per la prima partita. Ci siamo. Stadio Turbine. Cioè, praticamente, se qualcuno del pubblico ha i capelli bagnati, può stare tranquillo perché gli vengono asciugati qui allo stadio. Complimenti per la presentazione del campo, ragazzi. Cioè, tanta roba. Wow, quelle ventole sono davvero enormi. Un caloroso benvenuto allo stadio Turbina. Oggi non è il vento, la vittoria su Fiere Petranemon o la Mare Lunare. Come faremo? E la Mare Lunare lo sapeva già, al contrario di noi. Non è giusto. Le squadre stanno ultimando i preparativi prima del fischio d'inizio. Eccoli, va. Ciao belli. Aspetta un attimo, Doug, ma che ci fai qui? Giochi nella Mare Lunare adesso? Stai scherzando? Eh? Si inizia. Impugniamo la stilo. Ce l'abbiamo, eccola qua. La Raymon si schiera con un 5. Qua, vabbè, un 3 stella. Un 4-3-3. Naga è bellissimo. O bellissima, non lo so. Chissà che cosa ci aspetta, raga, in questa partita. Io ho molta paura, sinceramente. Vediamo. Non si può segnare. Loro non possono segnare a noi e noi penso nemmeno. O ci saranno gli obiettivi da fa sicuro. Appunto. Va bene. Ok. Sfondamento. Dai, 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 dai. Bravo, Arion! Scatto. Vabbè, compà. Porca miseria, però. Ok, palla rubata. E ci siamo. Ok. Raga, non riesco bene a giocare. La manovra alfa. Sì, signore. Un impressionante cambio di schieramento per la Mare Lunare. Che ora sfodera, vabbè. La difesa manovra si è aperta a destra e a sinistra. Come se avessero deciso di lasciare volutamente spazio agli avversari. La porta in difesa. State ammirando la strategia speciale della Mare Lunare, la formazione ferrea. Stiamo sull'attenti, fermi e fieri come le montagne. Ci sono varchi dappertutto. Il momento si avvicina, rimanete immobili, soldati. Perché mi sa che... Eccola, appunto. La turbina. Sanno pure quando sta per accendersi. Cioè, che ladri. Ladri. Sono stati tutti spazzati via da Molinelli. La Mare Lunare sapeva esattamente dove avrebbero soffiato le ventole e si è tenuta lontano. Ecco perché stavano tutti fermi. Vista bene. Quell'espressione così seria sui vostri volti è ridicola. Perché non vi rassegnate a seguire gli ordini del quinto settore? Che senso ha giocare in quel modo quando è così doloroso? Doloroso? Ma di che cosa stai parlando? Stiamo giocando davvero perché vogliamo che anche voi capiate cos'è il vero calcio. L'altra squadra sa dove e quando appaiono i mulinelli. Siamo totalmente svantaggiati. Dici? Non tutto è perduto. Dobbiamo solo osservare attentamente la direzione dei venti.
In questo vento non riesco nemmeno ad avvicinarmi. Vento, ma certo! Un mulinello è semplicemente un vento che gira su se stesso, no? Allora non c'è problema. Se c'è un vento che ci soffia contro, possiamo cambiare direzione per averlo a favore. Proviamoci! Solo lui ha capito quello che stava dicendo. Ok. Spirito guerriero. Il portiere. Titano gigante. Vai, scivolata. Mina terrestre. Boom. Ok. Mettiamo la palla qui. La rubiamo con questo. Rete da caccia! Woohoo! Mi dispiace, ciao compa. Arion, dovresti venire qui. Scivolata. Oddio, raga. Ok, giocala dietro ad Arion. Arion, adesso devi fare una giravolta, vai. Shoo. Ottimo. E ci siamo. Ottimo. Riconquisterò la palla. Eh no. Ehi, non mi superare così facilmente. Non mi supererai forse. Wow, si è davvero rimesso in piedi in fretta. Niente male. Aitor, sei stato fantastico. Sembra che l'allenatore Evans abbia fatto bene a far giocare me invece di Gabby. Adesso capirete chi serve davvero a questa squadra e soprattutto chi non serve. Non so, penso che se iniziamo a parlare di chi ci serve e di chi non ci serve, il calcio inizierà a sentirsi solo. Cosa? Solo? Ma come potrebbe il calcio sentirsi solo? Ok, superiamo. Scivolata. Prendila. Bravo Arion. Con le scarpette d'oro, ragazzi. Incredibile. Boom. Cos'era quel tiro? Soldati, l'allenatore ordina di ritirarci per riorganizzare le linee. È il momento. Ai vostri posti, schieramento di battaglia variabile, mossa a sorpresa, attacco tattico. Ah. Ah. E la mare lunare si esibisce in una serie di fulminei cambi di schieramento. Stanno diventando sempre più veloci e la loro tremenda rapidità sta causando onde d'urto sul campo. La Raymond non riesce ad avvicinarsi. Al cambio di schieramento sono così veloci che non riusciamo ad adattarci. Come faremo a recuperare la palla? Bah, pensano davvero di fermarmi. Aitor, no, basta così. Non ho intenzione di lasciarli fare quello che voglio, non perderò nulla. Un imperiale non direbbe mai una cosa del genere. Il povero Casador viene respinto ancora una volta. Ma cosa succede? Ha intenzione di provarci di nuovo? Speriamo che non lascia alcuno spazio di manovra. Ok. Guida Arion con la palla, va bene. Adesso giro di vento. Oppela babbo! Aloha! Dai, porca miseria, per quanto! No, vabbè, dai! Forza, forza, forza! Yes, ci siamo! Sherwin sembra dirigersi volutamente verso Mulinello! Cosa avrà intenzione di fare? Sta arrivando e non perderò il pallone! Wow, ce l'ha fatta. Giro di vento gli ha permesso di aggirare il mulinello. Non mi importa cosa mi troverò davanti, niente mi fermerà. Interessante. Vai. Vabbè. Raga, che ci posso fa? Fortuna che ho provato ad utilizzare un'abilità. Mo sti due pezzi di sterco non c'hanno più niente.
Io non attivo lo spirito guerriero perché non so se possiamo segnare, eh. Pegaso. Ma ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io se non ti faccio una pera di quelle incredibili. Sfondamento. Provate a prendermi, dai. Non posso fare il lampo, perché? Boom! È un semplice tiro in porta, cioè... Non serviva tutto questo casino, eh? Mo gli sparo una sardella incredibile. Ma facciamo una stoccata. Semplice stoccata micidiale, raga. Non ha senso sprecare più energia. Io lo sapevo. E adesso però hai perso tutti i punti. Sarebbe un peccato se adesso ti facessi un altro tiro. Oh, com'è successo quella cosa lì? Scivolata. Oh, 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 oh. Avete perso di nuovo la palla, miei cari. Tiro sonoro, questo? Come pensi di pararlo, fra? Tie! Boom! Sì! Sì, te le buco le mani! Te le buco! Grandi, ragazzi, grandi così! Ed è solo l'inizio! È solo l'inizio! Sfondamento. Andatevene a cagare tutti! Ma no, arbitro, dai! Ma non si fa così! Bene, continuiamo così, va bene. Noi ricordiamoci che abbiamo ancora due spiriti guerrieri da attivare. Come faremo a superarla? Gabriele, cosa ne pensi? Come ti sembra la loro tattica? Come? Io? Ho notato che quando cambiano schieramento lasciano un varco aperto, anche se per pochi secondi. Dal campo può essere difficile notarlo, perché si viene distratti dai loro movimenti, ma da qui riesco a vederlo. Allora, l'allenatore Evans e il signor Sharp non ti hanno messo in panchina solo per farti calmare un po'. Garcia è il cardine della nostra difesa. Spetta a lui osservare gli attacchi avversari e decidere come bloccarli. Della difesa, dove si concentrano? Geniale. Significa che tu sai cosa fare, giusto Gabi? La chiave per batterli è... Aitor. Aitor recupera subito quando qualcuno lo mette al tappeto, mentre una persona normale farebbe fatica a muoversi. Con i suoi riflessi e il suo equilibrio è l'unico in grado di rubare loro palla nell'istante in cui l'attacco tattico è vulnerabile. Se mi mette in campo posso calcolare i tempi e dirgli quando partire. Bene, allora facciamo un cambio. Aitor, devi seguire le mie istruzioni. Pensi che prenderò ordini da te? Precisamente. Penso che tu voglia davvero vincere questa partita e possa far funzionare il mio piano. Oh, wow. Dipende tutto da te. Sì, vogliamo tutti vedere giocare un gran calcio. Soldati, ripetete la manovra. Attacco tattico. Adesso, Aitor, vai! Sì, è riuscito a passare! Sembra che Casador verrà respinto per l'ennesima volta! No, un attimo! Si è infiltrato tra le linee della mare lunare, incredibile! Quella palla è mia! C'è riuscito! Ha preso la palla, il che significa che abbiamo sconfitto il loro attacco tattico! Ben fatto, voi due! Aitor, sapevo che ce l'avresti fatta. Hai un senso dell'equilibrio mai visto. No, il mio clima è niente di che. Penso di aver avuto soltanto un po' di fortuna. Hai visto, Daghino? Questo è il tipo di calcio che piace a noi. La smetti? Questa tua fissazione sta iniziando a stancarmi. Impossibile, come hanno fatto dei novelini a sconfiggere la nostra tattica avanzata? Mi sembra che gli amarronari stiano iniziando a perdere fiducia. Il calcio regolamentato rende fragili. La Mare Lunare è una squadra talentuosa, ma non sono abituati al vero calcio. In una partita vera può succedere di tutto. Le cose cambiano in pochi secondi. È in quel momento che scopri quanto vale una squadra. Ok. Sì. Rubiamola. Mamma mia, ragazzi. Motivation. Inutile come pochi, ma nei momenti di bisogno c'è sempre. Nei momenti del bisogno.
non di bisogno, perché sennò sembra che nel momento in cui uno deve cagare ci sta la cosa. Forse sarebbe potuto essere una passeggiata, ma ora non c'è più speranza. Devo fare da solo. Non posso perdere. Se successe allora cosa avrei guadagnato lasciandola a Raymond? Che cosa stai facendo, Doug? E MacArthur supera la difesa della Raymond con una spettacolare controllo di palla. Così calmo, come non avrei mai visto giocare così. Oh, Ketto MacArthur, la tua dimostrazione di coraggio mi ha aperto gli occhi. Soldati, combatteremo al suo fianco e vinceremo. Ne ha infrescato tutta la squadra. Già, vuole vincere e ha trasmesso la sua grinta al resto dei compagni. Questo sì che è calcio. Proviamoci di nuovo, ma... Forza. Dov'è Lancelot? Eccolo qui. Ok. Senza tirare con lo speciale. Diamo una stacchia semplice. Vediamo un po' se basta. Sfondo tutto! Sfondo tutto! E tutti, tra l'altro! Grande! Mamma mia, che bestia! Adesso, tattica speciale della squadra e ritorniamo davanti al portiere. Però dobbiamo recuperare la palla, mo. Dai che ce la facciamo. No. No, lasciatelo stare. No. Non c'è... Oh, ho recuperato la palla, incredibile. Tattica speciale. Virtuoso. Mi sembra? Sì. Vai con il virtuoso. Bang, bam, bam. E di nuovo a Victor, che ha ovviamente lo spirito guerriero. Ma levati, sciocco! Levati pure tu, sciocco! Ragazzi, andiamo per il 3-0, eh? Eccolo qui. Tiè, stacchia terribile! Vai, para la compà! Parata potente, raga, ci riprova lui, eh? Oh, comunque me l'aveva parata! Ma abbiamo vinto! Vabbè, se avessi guardato l'orologio avrei fatto il tiro mega speciale ultra, però... Raga, non riesco a guardare 14 cose contemporaneamente. La nostra regia era perfetta, eravamo pronti a ogni evenienza. Abbiamo vinto, sì! Grandi! Ottimo così, ragazzi. Mi piace vedervi salire di livello. Bagliore lunare, testa, tutta roba abbiamo sbloccato. Possibile. Sulla testa, soldati! Al doppiatore... Non lasciamo vittoriosi il campo di battaglia. Tuttavia, ci siamo battuti con valore. Ragazzi, il doppiatore di questo portiere lo avete riconosciuto sicuramente. È Ash Ketchum. Cioè, raga, questo non è un portiere. È veramente un allenatore Pokémon. Per la prima volta ho giocato un calcio degno di tale nome contro un avversario di tutto rispetto. Ho lottato con la mente e con il cuore. E questa per me è stata una vera partita. Bravo. Oh. Bravo. Una vera partita. Ah, i conti tornano. Riccardo, penso di aver finalmente compreso cosa state cercando di fare. Davvero? E cosa? E sembra che vi stiate avvicinando al vostro obiettivo. Forse potete far rinascere il vero calcio. Certo che possiamo. Finché ci stanno pezzenti come te, Doug, in giro. È tosta. Buona fortuna per il resto del torneo. Mi hai sentito, Arion? Eh? Oh, grazie. Oh, grazie. Doug, non deve per forza finire così. Torna a giocare con noi. Ci farebbe davvero piacere. Io, grazie per l'invito. No. Tanto non lo farei giocare mai titolare, quindi lascialo stare dove sta. Cosa c'è? Volevi parlarmi? Volevo ringraziarti per esserti fidato di me. Io fidarmi di te? Non essere sciocco. Come ti è venuta un'idea simile? Lo so, volevi solo vincere. Esatto. Ma ho capito che in fondo ami davvero il calcio. Non c'è alcun dubbio. Ne sei sicuro? Potrei essere un imperiale, ricordi?
Chissà cosa combinerò in futuro. Tu non sei un imperiale. Ma perché si comporta così? Non lo capisco. Quindi continuiamo a giocare. Difendiamo la porta della Raymond insieme. Non capisco. Puoi non dare la colpa a me se te ne penti. In realtà, ragazzi, è un ragazzo solo. Zzzz. No, zia Silvia, non ce la faccio a mangiare un'altra fetta. Ok, ecco, è arrivato il Digimon. Bau? Oh, cavolo! Oh, Sky, sei tu? Siamo a scuola? Ehi, dormiglioni, quando avete intenzione di alzarvi? In TV stanno per annunciare i risultati del primo turno dell'elezione del Grande Imperatore. Diamo un'occhiata. Oh già, l'elezione, chissà come sta andando. Segui il servizio TV sull'elezione. Allora, amici miei, questo episodio è durato un casino, ma d'altronde una partita come quella che abbiamo fatto non si può spezzettare. Io vi do l'appuntamento con i prossimi video sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!